Only Blog. Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peak with a crazy energy. Buonasera a tutti, il mio nome è Gastone. How the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet all in place. Double checking just in case I'm elated. Freedom, one green light away, and I just can't wait. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. When I say go, spread my wings, time to fly. One step out, all it takes for me. Salve ragazzi, ho pensato che dopo gli ultimi avvenimenti e dopo la mia lunga assenza sia doveroso fare un vlog per spiegarvi un po' che cosa sta succedendo. Purtroppo sono oberato dagli impegni. Come già sapete, ho avuto tanti esami da fare per l'università e quindi tanto da studiare. Ma come se non bastasse, ho avuto anche un lutto in famiglia che comunque non è stato da meno nel portarmi via da internet. Mi spiace tantissimo anche e soprattutto perché devo delle scuse a delle persone, quelle da fare a quelle persone, a quegli scrittori che mi hanno mandato i libri per la sezione vetrina dell'esordiente. Non mi sono dimenticata di ciò che devo fare. Semplicemente sono nati degli inconvenienti che mi hanno portato a non rispettare la tempistica che vi avevo dato. E quindi di conseguenza state pure certi che i video ci saranno, ma non so dirvi precisamente quando, ovviamente il più presto possibile. Ho ribadito sino alla nausea e continuerò a farlo. I video sono fatti in modo da rispettare l'ordine di invio degli elaborati, quindi se mi è arrivato prima il libro di Pinco Pallino, io farò prima il video per Pinco Pallino e poi per Bingo Bongo. Vabbè, lasciate perdere la mia testa. Per quanto riguarda invece i percorsi di scrittura, anche qui devo delle scuse ad alcune persone, a tutte quelle persone che insistentemente mi hanno fatto delle richieste e che mi chiedono sempre di continuo di fare video per questa sezione. Purtroppo non è che io non ho idee su come continuare il percorso di scrittura creativa che avevo iniziato precedentemente, è semplicemente che non ho tempo e quindi mi sono un attimo arenata. Prossimamente però ci sarà un nuovo video per percorsi, anzi penso che subito dopo questo inserirò quello per percorsi di scrittura. Ultime scuse, spero di cuore, spero sinceramente che non ci saranno più occasioni nelle quali dovrò scusarmi, perché veramente mi sento mortificata in questi casi. Sono da farsi con tutti i partecipanti al concorso che è stato indetto dai gestori della mia fanpage su Facebook per quanto riguarda gli attestati di partecipazione. Questi attestati di partecipazione dovevano essere inviati, come vi avevo già detto, da Claudia, una degli amministratori della fanpage. Purtroppo però, parlando con lei e chiedendole perché ancora non avesse inviato questi attestati, lei mi ha risposto che non ha ricevuto tutte le mail di tutti i partecipanti, perché si era detto nello scorso video, almeno io avevo detto nello scorso video, di inviarmi privatamente i vostri indirizzi email in modo da fare le cose ordinate e quindi inviare gli attestati a tutti i partecipanti. Purtroppo questo non c'è stato. E allora io e Claudia abbiamo pensato di fare in un altro modo. Abbiamo pensato di caricare questi attestati sulla fanpage in modo tale che ogni partecipante verrà taggato
che il partecipante potrà andare a salvarsi la foto, a salvarsi l'immagine sul proprio computer. Io penso che questo sia un ottimo escamotage per far sì che tutti abbiano l'attestato. Fatemi sapere se siete d'accordo oppure no. Ditemi un po' cosa ne pensate, magari avete idee migliori delle nostre, non lo so. Per quanto riguarda invece i vincitori, sono riuscita a consegnare il premio soltanto a Serena, che ho visto quasi subito dopo la fine del concorso. Gli ho dato il premio, però ancora non le ho dato l'attestato di vittoria. Perché ancora non vi ho mandato i premi, miei cari vincitori? Semplicemente perché non avevo ancora fatto l'attestato di vittoria. Quello di Serena. Ve lo faccio vedere per bene, così capite un po' com'è. Lato e poi chiuso col fiocchettino rosso. Quindi tranquilli, adesso vi arriveranno finalmente i premi. Un po' fa, se ricordate, in uno scorso vlog vi avevo parlato della mia intenzione di voler fare un concorso anche qui su YouTube per il mio primo anno, e in realtà questo concorso non c'è stato, vero? Sono stata impegnatissima e quindi è saltato il concorso. Allora ho pensato, potremmo fare un bel concorso di Natale, se siete d'accordo. Ovviamente, se ci riesco, spero davvero di cuore di farcela, perché ci tengo a fare un concorso su YouTube e il tempo è davvero poco. Allora forse nelle vacanze di Natale potrei provare. Ultima cosa voglio dirvi e poi non vi annoio più con le chiacchiere. Per quanto riguarda il video fuori programma, ho visto che è nata un po' una polemica. Io non era mia intenzione far nascere polemiche di alcun genere, mi piace il confronto, l'ho sempre detto, per questo ho risposto alle persone che mi hanno contattato dicendomi la loro, però non mi piace che poi andate a beccarvi l'un l'altro, perché sinceramente non preferisco il dialogo in ogni situazione, e quindi per favore non litigate. Il video non era riferito inoltre a me, lo ribadisco, ma è nato da una situazione che ho vissuto in concomitanza con una mia amica, quindi l'insulto per me non c'è stato, ma era rivolto a questa mia amica, che è anche lei qui su YouTube. Non faccio nome perché non mi va, credo che non va neanche a lei. Ho notato questa cosa, che questi insulti così volgari che le sono stati fatti, e allora ho fatto delle considerazioni che ho registrato e ho messo sul mio canale. Perché dico questo? Perché molti di voi, nonostante io abbia detto durante il video che non era riferito a nessuno in particolare, non era il video non nasceva da qualche situazione che sarà venuta a creare su YouTube o su Facebook o che riguardasse me, oddio che temporale, tutti, dicevo, mi avete detto: ma che, chi ti ha insultato? Chi è stato? Che cosa ti hanno detto? No, a me non mi ha insultato nessuno. Nessuno mi ha insultato, questo ci tenevo a precisarlo, quindi è tutto qui. Sì, mi sembra che vi ho detto tutto. Se poi ci sono aggiornamenti, come sempre vi rimando al prossimo vlog, che sicuramente ci sarà, ormai è il mio cliché personale. E che cosa dirvi? Buona scrittura, buona lettura, buona creatività e namaste. Non potevano filmare tutto questo bellissimo. I muschilli però se li potevano risparmiare, muschilli, muscerini. Non
giardino bellissimo, veramente molto molto bello. C'è anche il quadro che ritrae la statua, però il giardino era più brutto prima. Gastone? Gastone, girati! Perché? Sì, ti vergogna! Gastone, diventi vergogna, girati!